FVG Tech, pillole di tecnologia. Il podcast in versione audio. Un programma di Gabriele Coppo. Eccoci qui con una nuova puntata di FVG Tech. Oggi ci divertiremo un sacco perché parliamo di parchi divertimento e parchi a tema con uno dei principali esperti e disegnatori di parchi. È con noi Marco Bressan, benvenuto. Ciao Gabri, grazie a voi per l'invito e poi è un piacere essere tuo ospite, visto che siamo, possiamo anche dirlo ai telespettatori. Ci conosciamo da un po', devo dire. Ci conosciamo da un po' di anni, abbiamo anche fatto un po' di cose assieme in passato. Qualcosa l'abbiamo fatta anche legata ai parchi di divertimento. Esattamente. Ma vi spieghiamo subito perché lo abbiamo chiamato. Legheremo la tecnologia con i parchi di divertimento che con l'andare del tempo ovviamente va da sé, sono progrediti, è progredito il modo di studiarli, è progredito il modo di produrli e sono progredite anche le attrazioni. Marco si occupa da tantissimo tempo di questo settore, forse uno dei pionieri, anzi il pioniere in zona. Ti spiego come funziona, noi abbiamo delle domande arrivate dai telespettatori tramite mail, social network e web. Te le faremo, ti faremo scottare la sedia, ma vorrei prima di tutto che ci illustrassi un po' di cosa ti occupi. Allora, io sono scenografo specializzato in progettazione di attrazioni e parchi tematici e anche tutto quello che è legato al mondo del divertimento, ovviamente dell'entertainment. Ho questa passione da sempre, fin da bambino, lo sai, e quindi io ho seguito il mio piano di studi scolastico, prima ho frequentato il Sello, quindi l'istituto, il liceo artistico, e poi sono andato a Milano all'Accademia di Brera, dove ho frequentato gli studi di scenografia teatrale, quella classica, ma nel contempo ho iniziato a cercare le collaborazioni nelle aziende del settore dei parchi, in particolare nell'azienda dei fratelli Mazzoli, che erano due bravissimi scenografi con trascorsi in Disney, che erano quelli che avevano progettato Gardaland, avevano lavorato per Disneyland Parigi. Ma da lì a creare la tua azienda di costruzione e di progettazione di parchi? Qual è stata la scintilla? La scintilla è stata che io amo molto la mia terra, il Friuli, e quindi volevo fare qualcosa qui. Fatalità, quando ho aperto io nel 99, inizialmente con un caro amico che ha voluto avviare l'attività con me, poi in realtà la ditta, il cuore della ditta storico, siamo io e mio fratello che cura la parte manageriale, ma anche, essendo una realtà piccola, la parte si occupa anche di alcune cose tecnologiche dentro l'azienda, per esempio l'uso dei modelli CAD, per esempio il taglio del polistirolo con i pantografi, dei macchinari, insomma, diciamo così. Eravamo agli albori di internet e questo amico ha detto: ma senti, stiamo qua, tanti parchi di divertimento sono un po' in giro per l'Italia, nel nostro caso io prevalentemente ho lavorato quasi sempre in Italia, se non alcune collaborazioni le ho fatte anche un po' in giro per il mondo. Quindi state capendo bene, nella nostra regione c'è un'importantissima azienda che inventa, realizza, costruisce e progetta parchi di divertimento e parchi a tema. Probabilmente molti neanche non lo sanno, perché non è un'azienda, non è un supermercato che uno lo vede ogni giorno. Sì, diciamo è un grigio capannone nella pianura friulana a Codroipo, però quando entrano tanti poi vedono i modellini, vedono disegni appesi dappertutto. Dicevamo quindi che è scoppiata questo amore per questa tipologia di arte, avete aperto un'azienda, siete progrediti, avete lavorato in tutta Italia e quindi sei davvero molto bravo ed è giunto il momento di farti forse una delle domande più semplici a cui rispondere in 60 secondi. Volentieri. Sei pronto? Sono pronto. Allora, questo ragazzo ci chiede: come nasce un parco divertimenti? Semplicissimo da spiegare in 60 secondi. Allora, un parco divertimenti nasce o da un'idea che proponiamo noi, o comunque un parco così di divertimenti è un'idea molto generica. Generalmente, se il parco esiste già e si tratta di ideare un'attrazione, l'idea può venire da noi, ma può venire anche dal cliente stesso.
Noi siamo un po' come dei registi, come degli sceneggiatori a volte, prima che scenografi. Tanti confondono queste due parole. Lo sceneggiatore è quello che scrive, che ha l'idea dell'attrazione o del parco. Lo scenografo è quello che lo rende visivamente attraverso disegni, modellini, sculture, queste cose. Viene da noi oppure da una suggestione del cliente. Ovviamente la nostra professionalità sta nel direzionare e consigliare il cliente per sviluppare quest'idea o fargli capire se questa è un'idea buona, che può funzionare, che può essere attrattiva nei confronti del pubblico, oppure lo consigliamo, lo direzioniamo su altre idee, su altri temi e su altre soluzioni. Ma essendo altre soluzioni. Su FVG Tech, questa ragazza ci chiede, probabilmente un po' più addentro, un po' più smanettona, ci chiede: sì, le nuove tecnologie hanno aiutato i parchi di divertimento? Allora, le nuove tecnologie sono... ovviamente i parchi di divertimento sono stati tra i primi a usare le nuove tecnologie. Ad esempio? Perché, ma guarda, per esempio adesso si parla tantissimo, per dire una stupidaggine, di videomapping, quindi le proiezioni sugli edifici. Prima è stata la Disney che ha inventato questi show notturni, no? Negli anni 60, negli anni 50, quando è nata Disneyland o Disney World o gli altri parchi in giro per il mondo, la fine della giornata, il grande spettacolo erano i fuochi artificiali. Oggi ancora questo, però negli anni, più o meno una ventina d'anni fa, perché sono stati proprio i primi, si è iniziato a proiettare sugli edifici con degli spettacoli che non fossero solo delle proiezioni, ma delle vere e proprie mappature degli edifici, immersive, in modo da creare degli spettacoli di proiezione ma tridimensionali. Questi non sono dei semplici filmati, ma sono a delle proiezioni che possono essere anche modificate in diretta su dei modelli 3D molto complessi. Noi non a caso collaboriamo con un'altra azienda friulana che sta diventando una delle più brave del mondo. Friuli Caput, sì. Mundi. E con questa azienda stiamo lavorando al completamento di una grossa attrazione per un parco toscano, si può dire anche quale. Prego. Allora, è uno dei parchi del gruppo Aqua Village, che sono due, per il momento due, parchi a tema acquatico toscani. Uno a Cecina, uno a Follonica. E noi in quello di Cecina stiamo realizzando un grande vulcano che io ho disegnato, poi abbiamo realizzato i modellini in scala. Sì, già la prossima domanda, ecco, poi scotta la sedia. All'interno di questo vulcano, l'anno scorso abbiamo inaugurato la prima parte dell'attrazione, che era prettamente scenografica, di scenografia classica, non aveva degli effetti speciali. Aveva questo cono vulcanico con gli scivoli che passavano. Guarda, tanti, il diametro non te lo so dare, ma quando sarà completo in altezza sarà alto 18 metri con la punta. E abbiamo creato una laguna cascata, tutta una serie di ambientazioni tiki, idoli giganteschi che sembrano scolpiti nel legno, ovviamente fatto tutto con materiali particolari. E quindi la marcia in più sarà proprio... La marcia in più sarà che quest'anno, con la chiusura del vulcano, noi ovviamente raccontiamo che la lava è continuata a uscire, perché un'attrazione per un parco è... un parco non è nient'altro che una scenografia cinematografica visitabile, ok? Così si ragiona nel mondo dei... Così sono nati i moderni parchi di divertimento, Disneyland e poi ovviamente Gardaland, che sono delle trasposizioni o italianizzazioni di modelli nati negli Stati Uniti, no? Quando si vende un'attrazione, la si vende come un nuovo film, quindi con una locandina, che in questo caso è la pubblicità. Noi abbiamo raccontato questo film l'anno scorso dicendo che era sorto questo vulcano in quest'isola. Terra. Quest'anno, quando il pubblico tornerà nel parco e vedrà la cima e il vulcano chiuso, racconteremo che è salita la lava, si è solidificata e ha creato questo cratere vulcanico, all'interno del quale stiamo preparando uno spettacolo di proiezioni a 360 gradi, proiezioni su superfici scolpite, quindi saranno delle proiezioni a 360 gradi veramente spettacolari, che riprodurranno una sorpresa. In questo caso ci sarà la camera lavica degli idoli che si animano, cascate appunto di... sembrerà di al visitatore che scenderà a... E tutto questo grazie proprio alle nuove tecnologie. Tutto questo grazie questa a parte nuove visuale, tecnologie, no? Molto molto particolari, che
hanno prima abbiamo realizzato la scultura interna. Allora ti devo far okay, subito fammi la domanda. Ma perché scusa, io parlo a ruota libera. Tu parli di quello che sarà. Sì. Ma qui ci chiedono: carta e matita sono ancora utili nel tuo lavoro e nella progettazione di un parco? Allora, carta e matita è bene sempre saperle usare, perché se non si sa disegnare e si parte subito dal disegno a computer, tu puoi avere tantissimi mezzi, però manca l'anima. Quindi io ringrazio il fatto di aver avuto una formazione manuale, pratica e classica, no? Tra l'altro uno dei miei amici insegnanti, appunto questo scenografo della Disney, Claudio Mazzoli, è uno dei più bravi illustratori, lui a Pantone ti fa delle cose eccezionali. Quindi quella è stata la mia scuola. Vero è che da qualche anno in qua ho accantonato i pennelli, i colori acrilici, i pennarelli e mi trovo benissimo con una tavoletta grafica della Wacom che inizialmente utilizzavano anche gli animatori della Disney piuttosto che... Quindi disegni a mano ma al computer. Quindi io disegno a mano usando Photoshop piuttosto che altri programmi su una tavoletta grafica di queste dimensioni con una penna che ha diverse punte, diverse... E successivamente, perché una volta si facevano i plastici, se ricordo male. Infatti ancora. Qui mi dice quali sono le tecnologie più usate oggi per produrre i disegni. Allora, c'è una progettazione, nel caso di una progettazione architettonica la cosa è complessa, nel senso che a volte, una volta fatto il disegno artistico, passiamo direttamente al modello tridimensionale che può essere fatto con vari programmi di modellazione SketchUp, certo, piuttosto che altre cose. Ma è la cosa fisica quando arriva? Cosa fisica arriva o viene ancora fatta manualmente, se è una cosa di tipo prettamente artistico, rocce, sculture particolari. O altrimenti si utilizza la stampante 3D, anche noi ovviamente ci siamo dotati di una buona stampante 3D. Quindi fai gli oggettini, veramente parte dei plastici, plastico come una volta. Sì, tieni presente che la stampa 3D per esempio è utilissima se io ad esempio devo progettare uno scivolo che scende da una montagna, magari la montagna la faccio manualmente, i particolari più artistici li creo manualmente, mi piace anche farlo ancora, anche perché giro fisicamente intorno al plastico, all'oggetto, lo osservo, lo perfeziono nei dettagli. Ma immagina pochi anni fa fare riprodurre uno scivolo, per esempio una montagna russa, dove devi andare a montagna ricreare... Russa è quella dove stai andando adesso, sì, mi pare. Esattamente. diciamo che è un grande aiuto poter andare intorno effettivamente alla stampa di quella che è l'esatta riproduzione. Quindi siamo ancora comunque in un lavoro che può essere considerato artigianale, molto anche se artigianale. La tecnologia aiuta molto. Te ne dico un'altra: se io per esempio vado a modellare la montagna, questo è successo anche per dei progetti che abbiamo fatto, se io vado a modellare un castello, una montagna, qualcosa che vado a realizzare manualmente intorno al modello 3D, io posso andare a scansionare nuovamente il modello che ho creato manualmente e trasformo una cosa creata in maniera artigianale in un modello digitale. Quindi con lo scanner 3D, con lo scanner lo scansioni 3D. A 360 gradi e nel computer ti diventa un progetto di CAD, passami il termine magari non di esatto. CAD o altra modellazione che può essere a sua volta ristampato di nuovo o si può intervenire a livello ingegneristico. Che se io per esempio una struttura naturale come una montagna la devo tradurre in forme e spazi definiti per preparare la struttura, la centinatura, come si dice, che è la struttura che sta sotto alla parte scenografica, no? Per poi andare a fare il lavoro finale manualmente, artisticamente, ma per poterlo avere il più aderente possibile a quello che è il plastico o il mio progetto, io devo anche avere una struttura sotto che non vada a snaturare o a deformare quella che è una struttura. È un lavoro veramente completo, perché dalla matita ai pennarelli al computer alla stampante 3D al CAD, sì. È davvero un qua parliamo soprattutto di tecnologia, ma la tecnologia, se non ha una base reale di conoscenze, devo dire che mi piace molto il lavoro che fai. E adesso capiremo con la sedia che stai iniziando a scottare con l'ultima domanda se avrai ancora un lavoro. Passami la battuta.
Allora, qua ci chiedono: servono ancora i parchi divertimento oggi che la realtà virtuale pare alla portata di tutti? Sì, anche perché la fisicità... Allora, il virtuale è entrato tantissimo nel mondo dei parchi di divertimento, anche tramite i visori, gli Oculus, tutte queste forme. Qui ovviamente il mondo dell'entertainment non è rimasto insensibile a questa occasione di soprattutto, anzi, cose che poi entrano nelle case di tutti, lo vedi adesso nelle console da gioco, ci certo. sono queste tecnologie, però sono entrate dopo il test, la prima opportunità che la gente ha di, visto che sono comunque tecnologie inizialmente molto costose, i primi a poterle far sperimentare e quindi a utilizzarle come attrazione sono stati i propri parchi. Beh, io ricordo okay. uno dei primi parchi, una delle prime tecnologie, chiamiamole di realtà virtuale, era il cinema con le sedie che sì, si muovevano, magari a pensarle adesso sembrano stupidaggini, ma forse davvero sono stati i primi esperimenti immersivi per le persone. Partivano con la macchina da rally, sì. le montagne russe, tu eri seduto, la sedia si muoveva, magari un po' di vento, forse è un po' il seme della realtà virtuale. Quello è il seme di tante cose, però oggi siamo arrivati a... Fammi un esempio. Ti faccio un esempio, tu sali su una montagna russa, ok? Ti diverti tantissimo, hai il paesaggio intorno, magari una bella giornata, il verde, un ambiente piacevole. Ma i parchi cosa si sono inventati per poterti far vivere più esperienze durante il giorno in questa montagna russa e rendertela ancora più spettacolare? Si sono inventati l'uso di speciali caschetti con dei visori mappati con una tecnologia ovviamente tutto sommato oggi molto diffusa, che però può sembrare una cosa fantascientifica, ma in realtà mappato, il percorso viene mappato e viene completamente ricostruito in 3D, e mentre il treno si sposta lungo la montagna russa, tu vedi un'altra avventura, cioè tu ti vedi un film tridimensionale sui visori. Quindi potrebbe essere una musica... che io, andando su questa montagna russa, che ne so, a Milano, sì. posso essere su un'astronave che va sulla Luna. Sì. Per esempio, non so, in un parco a Roma ti posso dire che la montagna russa è diventata un galeone dei pirati, l'olandese volante, che vola nel cielo. Quindi dalla partenza, quindi dal momento in cui tu ti metti il caschetto a quando scendi, tu vivi un'avventura volando sopra isole, mari, e puoi ruotare la testa certo. come in un normale visore Oculus, no? Ma non solo. A una certa ora del giorno tu puoi vivere quell'esperienza, a un'altra ora del giorno tu puoi essere in mezzo alla giungla con lo stesso percorso, con la stessa attrazione. È una commistione, un intreccio davvero totale fra tecnologia, sì. realtà virtuale, realtà reale, passatemi il termine, e che dire, aspetta, vediamo. Per non parlare della realtà aumentata. Vediamo se la citazione la conosci. Presto che è tardi, abbiamo finito il tempo. Alice nel Paese delle Meraviglie e il Bianconiglio. Perfetto. Grazie Marco, purtroppo anche oggi abbiamo sforato, staremo qui delle ore. Grazie mille. Grazie a te Gabri, ci diamo anche caro la mano, amico. La prima volta della puntata che diamo la mano virtuale. Come sempre la puntata sarà ritrasmessa sull'emittente, sui social network, saremo in podcast e sui siti internet della TV e di FVG Tech. Da Gabriele Gobbo è tutto, mi stai facendo sbagliare dell'incredibile. Marco Bressan. Anche sul nostro, verrà condiviso sulla nostra pagina Facebook e anche noi aziendalmente. Ma avrete un nome come azienda? Ozlab Fun Factory. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie. Grazie. FVG Tech. Impara la tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo.